Son ritornato a quel paese, d'olio di vino e di grano duro. Dentro il mio cuore un cielo azzurro, dove mi perdevo fin da bambino. Cara mia terra, torno per caso, e non è un caso che rimani con me. La Calabria è simple, però non è facile definire. Tiene aroma montagna e a mar, però también a cítricos, especialmente el de la bergamota, che inunda la región de Calabria con su perfume inconfundible. Acá se concentra el 90% de la producción mundial de este fruto destinado a la industria cosmética, farmacéutica y también alimenticia. ¿Por qué no probamos unos dulces artesanales? En esta pastelería el único aroma que se siente que casi se puede cortar con la mano es el aroma del bergamotto. Luego te vamos a explicar qué es, pero acá estoy con Angelo Musolino. ¿Cómo estás, Angelo? Buongiorno, grazie, bene. Y nos va a explicar, bueno, primero qué es el bergamotto y cómo se usa en esta repostería, que realmente es el aroma, digamos, es el común denominador de todo lo que se hace della provincia di Reggio Calabria. E però anche la vostra pasticceria, il bergamotto, sì. È dappertutto. Lo usiamo un po' dappertutto perché è quello che ci identifica e ci dà la possibilità di farci conoscere anche nel mondo e in tutta, diciamo, principalmente nelle nostre città, ma cerchiamo di farci conoscere in tutto il mondo, naturalmente. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo dei cantucci sempre al bergamotto. Okay. Il cantuccio che è schinita. En Toscana el cantucho sí. Se hace obviamente con las almendras y cantucho quiere decir cortado hacia el bies, biscotto porque cocinado dos veces. En este caso acá en la repostería La Mimosa lo hacen por supuesto al bergamotto. Allora, ¿cómo se hace esta ricetta? Allora, degli ingredienti naturalmente molto semplici: zucchero, mandorle, uova, farina, lievito. Per ultimo sempre la farina. Okay. Allora mettiamo prima zucchero con le uova intere. Okay. Facciamo mescolare. Okay. Aggiungiamo la mandorla. Sì. Infine mettiamo farina e lievito insieme. Amalgamiamo poco e andiamo a ritrovare questa pasta. Facciamo vedere la textura. Questa è la pasta. Ecco. Facciamo vedere com'è. La harina, come in quasi tutta la preparazione della repostería, ponerla al final si ottiene un prodotto più delicato. Diamo una pennellata di uovo, sì. Mettiamo in forno. A temperatura? Temperatura 180, 20 minuti circa. 20 minuti, e esce fuori questo. Questo è del bergamotto. Han provato a plantarlo in differenti parti del mondo. Sì. Risultato? Niente. Zero. A ver, come solamente con ponerlo arriva, ve come si impregna? L'essenza. Questa è l'essenza. Rimane sulle mani. Claro. E queda solo sulle mani. E también, non so se si nota che è come un brigito. Es muy muy fuerte. Tagliamo uno, facciamo vedere in mezzo com'è questo bergamotto. Naturalmente dobbiamo anche dire che sì. Cresce. Guarda. Noi l'abbiamo premuto, perciò oggi abbiamo eccolo qui il succo. Mm-hmm. Quindi si usa la parte di fuori, sì, per l'essenza. E il succo cosa si fa? Noi facciamo questo. Allora, il succo lo utilizziamo a fare delle marmellate anche. E una parte di polpa pure, una volta però tolto, lavato bene sotto acqua corrente, il bergamotto lo mettiamo in acqua corrente 2-3 giorni per togliere tutto quello che è l'amaro. Esatto. Perché intero, è molto così. Agro. Così. Sì, intero, lavato con la buccia e va via un po' di quello che è. Una volta che togliamo anche un po' di olio essenziale, possiamo utilizzare anche parte della buccia e della polpa, perché l'amaro è nella polpa. Oh, okay. Più che altro, no? E allora il succo e una parte di buccia utilizziamo a fare delle marmellate. Però tu hai anche preparato, sì, è un'altra dolce, cosa. Diciamo, questa è la, sì, susumella, che è un dolce antico. Sempre calabrese? Reggio Calabria. Reggio Calabria, la susumella. La provincia di Reggio Calabria. Eccolo qua, guarda. Questa qua è la forma. La forma, sì. E quindi la ricetta, cioè ricetta e procedimento, sì, per, sì, fare, sì, il susumello. Come sono, si chiede? Zucchero, sì. Uvetta. Mettiamo dell'acqua, uh-huh. Garofano e cannella come spezie. Chiodo di garofano. Chiodi di garofano e cannella tritati. Perfetto. Miele,
E se c'è la variante o al bergamotto, se vogliamo farla al bergamotto, andiamo a togliere. Ah, perché sennò... perché sono delle spezie che vanno a contrastare con il bergamotto. Perciò noi faremo, invece di girofano e calle, vogliamo fare il bergamotto. Invece dell'uvetta andiamo a inserire dei canditi al bergamotto. Sempre con il bergamotto. Sempre con il bergamotto. Ok. In ultimo la farina. La farina. E questo è il risultato, sì. Questa è un po' la textura di questa pasta. Quindi questa textura si regola con la cantea di acqua. Si fa un piccolo... si dà un colpettino e si mette in forno. Quando esce dal forno fredda, sì, mettiamo un po' di miele e quindi spennelliamo, diciamo, con miele un po' più caldo. Chiaro. Chiaro. Quindi come una bagna di miele. Una bagna di miele. Sì. Mentre qua andiamo avanti e abbiamo un'altra specialità della casa. Sì. Questa come si chiama? Questa è la bergamotta. La bergamotta. Questa cucinata dentro queste molde. Andiamo a sformare. No? E questo è il prodotto. Ok, quindi questo lo possiamo fare, no? Sì, sì, sì. Questo sì, la cosa serve. Prepariamo allora una farina di mandorle. Questa è la farina di mandorle. Farina di mandorle. Sono mandorle bianche. Mandorle bianche. Questa salmendra tritata. Sì, sì, sì. Triturale. Mandorle locali. Perfetto. Triturate. E mettiamo mandorle, zucchero e burro. Quantità più o tutto meno? Tutto insieme. Diciamo quantità, andiamo ad essere quasi le percentuali uguali. Più o meno. Chiamiamo TPT, tanto per tanto. TPT, sempre dritto. Sempre dritto. Abbiamo allora, un po' la preparazione, mettiamo zucchero. Allora, in questa sbattitrice, zucchero. Mandorla. Ok. E il burro va tutto? Burro. Metto? Sì, sì. Facciamo emulsionare e montare. Okay. Il burro deve essere a pomata e non freddo. Ossia, noi l'abbiamo visto che è molto morbido. Sì, sì, no? Tipo allora, una volta che monta e va a gonfiare, aggiungiamo man mano, piano piano, naturalmente a filo, le uova. Abbiamo messo lo zucchero, farina burro, di mandorla, burro, le uova, farina di mandorle, adesso ci manca il famoso essenza di bergamotto. Il principe, diciamo. Esatto, vai. L'essenza di bergamotto. Allora, mettiamo quello. Hai che trattarlo come un'essenza di vaniglia. Cerchiamo di mettere 2 grammi, al massimo 2 grammi per ogni chilo di prodotto. E sì, poi per ultimo la farina. La farina. Qua. Questa è la textura. L'impasto. Che si mette in uno di questi stampi, imburrato. Sì, sì. È una mezza sfera. Imburrato e infarinato. E nel forno. Quanto tempo? Diciamo che 50 minuti a 170 gradi. Allora, questo qua cosa si fa con questo? Perfetto. Antiurto? Sì. Me lo porto? Sì, sì. Porto via? Puoi andare via. Puoi partire. Sicuro? Me lo mangio buon per strada. Viaggio. Mi vuoi tutto impregnato di questo profumo e ci vediamo. Sigo con il viaggio. Ciao Angelo. Ciao. Ciao, arrivederci. Ciao. Buon rientro. Il sur de Italia le rende culto al gelato. Cada vez que vuelvo me sorprende algún sabor nuevo. Però come tradizione si tratta este programma, me devo il classico del tartufo. E non qualchiera, sino il che prepara Giovanni in Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza. Oh, dimmi. Ma sei al telefono, sempre al telefono stai, come stai? Io sono sempre al telefono, bene. Sto a posto? Vuoi salire o no? Sono occupato, ovviamente, este es el barcito. Desde hace más de 50 años que está en el mismo lugar haciendo esta especialidad. Ahora vamos a ver si nos desvela alguno de los secretos. ¿Posso pasar de qua? Sí. El famoso tartufo, tartufone, ¿cómo dices tú? Tartufo del Borgo Antico, che l'ho dedicato a questo paese. Bravo. Come centro storico. Questa è una gelateria che ha la storia in questo paese. È nata nel 1956, l'ha costituita mio suocero e mia suocera. E da loro hanno fatto sempre gelati. Gelato fatto in casa? Sempre fatto da loro. Però io qua c'è un gelato anche con un gusto speciale. Allora, il mio suocero all'inizio creò la gioia mia, la famosa gioia mia, con delle nocciole, pezzi di cioccolato. E moriscono. dei pinoli. Sì.
E poi man mano è venuto fuori tutti gli altri gusti. Il gelato, o il helado in Italia, è realmente cultura, specialmente la parte del questo sud d'Italia. Questo è un va? Cioccolato al rum. Sì, un cioccolato oscurissimo. Sì. Juve Bar. E puoi andare proprio sul sito. Sul sito puoi gioia andare. Mia, nocciola. Gioia mia, nocciola. Cannella, l'arancia, cioccolato al ron, sì. Pistaccio di Bronte. Bronte è una località in siciliana. Sicilia. Esto, así como la gala, no te das cuenta, però è completamente congelato. Disegno special di Giovanni, giusto? Procedi. Allora, facciamo uno al cioccolato. Fatti venire altro, questo invece è anche caldo. Peggio sempre caldo, a contatto con il freddo si chiude, si indurisce. Jock Rock di Giovanni, mentre che la sento, okay. Vuoi un caffè che te o? No, non voglio caffè, già bravo. Stai caricando. Sì, sì. Bravo. Ok, partiamo. Questo è un tartufo che ha se musica, Jock Rock. Mira. La cremosità che tiene, non tiene nessun tipo di conserva, nada. naturale questo, eh? Sì. Ci sono delle mandorle tostate e caramellate. Ecco, cosa faccio? Vai sempre dritto. Bravo, ecco. Lo sento i 60 metri sul livello del mare, non solamente un caffè, una persona spettacolare, hermoso, sabrosissimo tartufo. Venire Giovanni, non te puoi equivocare, giusto? Poco minuto vamos a llegar a Messina, este es el puerto principal, vamos a desembarcar ahí, luego sobre la costa, sobre mi izquierda tenemos a Pisturina, Tres Mestieri, vamos a tomar la autopista rumbo a Taormina, te voy a llevar a un lugar muy especial. Ve la diferencia de tener una ciudad que mira hacia el agua, o sea, todo el promenade, el paseo sobre la costa, todos los edificios mirando a la belleza del estrecho. Este es el estrecho de Messina, por esto que, bueno, toma el nombre de la ciudad Messina. Bueno, acá nos vamos a encontrar también con gente diferente, acento diferente, comida diferente, sabores, colores, sonidos. Y lo lindo de Italia es esto, es justo lo que te quería mostrar. O sea, cómo cambia de kilómetro a kilómetro. Y Sicilia es un paraíso. Realmente aún más diferente que todo el resto. Desde Messina viajamos a Taormina, nuestro primer destino en esta Sicilia cálida y abierta. Bajo la sombra del poderoso volcán Etna, el siciliano demuestra que tiene más de una forma de ver y de saborear la vida, debido a la influencia de griegos, romanos, árabes, bizantinos, normandos y españoles. Muchos cayeron bajo el encanto de Taormina, un lugar donde la historia se respira a cada paso, como en el San Domenico Palace, antiguo convento convertido en hotel. No, me dijeron que este es uno de los... antiguo monasterio y uno de los más lindos hoteles de toda Italia. Vamos a anunciar la llegada. Buonasera. Me cambio, bueno. ¿Ve qué bajito que son? Bueno, estas eran las celdas de los monjes, por esto que, bueno, están tan bajitas. Estos son algunos de los restos del monasterio. Ánforas romanas. Esta es la parte de la iglesia que fue remodelada
Parece que durante la Segunda Guerra Mundial lo que vemos acá arriba es lo que queda de los afrescos, que obviamente fueron vueltos a pegar donde estaban, porque con un bombardeo equivocadamente los americanos pensaban que acá estaban refugiados los alemanes. Imagínate entonces que todas estas paredes fueron reconstruidas porque solamente algunos arcos quedaron parados. Esta era la caminata de los monjes, todavía con los arcos y las ojivas originales, puesto con el vidrio, obviamente por el viento, por la lluvia, para que lo puedan disfrutar. Muebles de la época, cuadros, bijutería y acá donde se sentaban los monjes para el coro. Y esta es buenísima. ¿Te acuerdas de Roberto Benigni, el famoso actor, regista italiano? Bueno, acá no se puede sentar nadie. Él vino acá, se sentó, ¿te acuerdas? Se sacó una foto. Y bueno, ahora estamos en una zona donde te puedo mostrar la magnitud de este hotel. Esta es una antigua sacristía. Y acá tenemos preparado, gracias a Massimo y Adriano, ¿cómo estás, ragazzi? Bene, benissimo. Sì. Una super mesa de lo que son quizás los postres sicilianos por excelencia, los más conocidos, no solamente en Sicilia, pero en todo el mundo. ¿No es así, ragazzi? Certo. ¿Da dónde comenzamos? Iniziamo dalla torta di mandorle. Torta di mandorle. Mandorle siciliane. Sì, mandorle d'avola. E dentro? E dentro abbiamo una marmellata di arance. Qui invece? Questa è una frutta candita. Candita, ma che sì, bella. Sì, sì. Quindi abbiamo, sono per esempio, arance, dimmi un po', dai. Allora. Arance, fichi, queste pere. Sono? Queste sono fichi. Fichi anche questi? Sì. Però tutti... Mandarini. Sì, e non ho, cioè, molto, cioè, sono stati scelti molto piccoli, sì, sì, certo, magari certo. Quando erano anche più certo, verdi. Certo, verdi. Sì, non sono, sono nel pieno della maturazione, sono un po' indietro di maturazione, indubbiamente. Perché sennò poi sì, si spatta la decottura, il trattamento poi, certo. si disfano, ok? Allora, e qui, infatti vediamo qua queste ciliegine, certo. E le scorze dell'arancia. Il cannolo siciliano. Allora, il ripieno, vamos a vedere, perlomeno in regione che sto re fasi, abbiamo ricotta, zucchero, sì. E cannella. E poi e fuori ci sono dei pistacchi, giusto? Sì. Poi all'estero mettiamo pistacchi e frutta candita. Esatto. Chef, qua cosa abbiamo? Questa è una cassata di ricotta. Questa è una cassata signora siciliana. Cassata. Allora, abbiamo dal fuori all'interno? Sì, partiamo. O come vuoi tu, Tu sei ripieno. Tu guardavi, cosa dice? Ricotta di pecora. Sì. Poi abbiamo... La stessa dei cannoli? Sì, sì. Cioè, la stessa qualità, lo stesso trattamento? Sì. Ricotta di pecora, zucchero, cannella e poi abbiamo un pan di Spagna. Questo pan di Spagna viene farcito e poi viene glassato con dello zucchero fondente. Ok. E decorato con della frutta candita. Perfetto. L'ultimo piatto? Sì. Il piatto preparato, una colazione? Sì. È una tartelletta di fenefrolla farcita con dei pistacchi di Bronte, poi con una bavarese all'arance e una salsa con una riduzione di passito. Ma Adriano, questa è una poesia allora? Una poesia tutta taormina. Taormina. Sì. C'è dentro questa torta. Buonasera, voi siete di qua? Di dove? Olanda. Olanda. Raccontiamo la Plaza del Duomo, questo è un duomo edificato nel 1630 e algo, questo è il corso principale. Il corso in Italia, andiamo nella piccola località come Taormina, come altre che vamos a visitare, è la parte dove succede tutto, la gente cammina, fa shopping, toma caffè. Acá también tenemos ya otro estilo en la pintura de lo que es la cerámica. Como vemos en diferentes regiones, tiene ya otras formas y otra característica. La cara también tiene algunos rasgos sarracenos, árabes. Y esto, si en realidad es siciliano, quizás más de la parte de Palermo, pero aún acá en Taormina son lo que son los pupi, y pupi, estos títeres. Los platos también, ¿ves? Que son decorados de una manera más tirando hacia el árabe. Esto es el vaivén de la gente.
Questa è la frutta martorana, mira il tamagno di questo cannoli grande. Ma quei cannoli grandi sono... Ogni tanto li facciamo. Ogni tanto? Ma ce li mangia qualcuno? Cioè, per mangiare a mano o... No, capita che qualcuno sì? fa la sorpresa a casa. Bellissimo. Nunca avevo un cannone così grande. Mamma mia, continua. Che il cannolo è come... No sé, ma come se una repa in Venezuela o un choripan in Argentina. Sì, la frutta è marzapane, fichi, tutto quanto. Bellissimo. Questa è frutta condita. Ok. E quelli sono frutta con cioccolata bagnati nella cioccolata. Ok, quindi tutto a base di mandorle. Mandorle, sì, pistacchi, perché le paste di... quelle sì sono di mandorle, queste sono di pistacchi. Tutta roba con questi siciliani. Che specialità. E antiguamente è nata l'abitazione. Dopo della guerra, cada uno empezó a hacer su negocio. E sono tutto vidrieras, restaurantes, bancos, negozio di joyería, artesanía. Tutto mirando hacia il corso central. È isla peatonal, por supuesto, pasa solamente la polizia. Questa è la torre del reloj, cioè la torre dell'orologio. Questa divide praticamente alla metà questo corso che abbiamo, cioè detrás de nosotros sta la puerta hacia Catania e más adelante la puerta Messina. Io lo che ti incontrassi nel medio di una torre, así, medio, un mosaico in oro real. Abbiamo más iglesias, la torre de los sarracenos. Santuarios, piedras, mucha piedra. Todo el sur de Italia, todo obviamente decía, no con ladrillo, pero con piedra. Vamos a ver qué están mirando toda esta gente que está ahí. Acá se ve poquito, es el Etna, este es el apéndice del Etna. Lo que ves ahí también son cráteres secundarios y hace muy poco estuvo en erupción. Esta es toda la ciudad de Tropea. Y estos son los carritos sicilianos, ¿eh? Ahora ya casi no se hacen más, es un poco el símbolo de la artesanía siciliana. Y obviamente licores, conservas, un montón de cosas para llevarse algo del sabor de esta tierra para tu casa. Acá tenemos más ejemplos de lo que hacen simplemente con las almendras. Mira, naranja, higos, tunas, huevos fritos. Pastelería con pistachos. Estos son los limones cedrados. Mira la pulpa que tiene dentro y el grosor que tiene la pulpa. Tenemos que encontrarla para comer una granita. Las granitas acá son espectaculares, ¿eh? O de almendra o de café. ¡Qué caminata, ragazzi! No puedo más. Una buena granita, ahora me dijeron este es el mejor lugar. ¿Cómo estás? ¿Tú sei? Saro. Saro, ¿cómo va? Molto bene. Bravo, bravo. Senti, bueno, tú fai le granite prima del mondo. Qua è venuto Antonio Banderas, Robert Duval, Michael Douglas. Spiegami, cos'è la granita? La granita è la classica colazione siciliana, sì. Perché è tipica colazione in Sicilia. I gusti per la colazione sono, sì, limone, pesca, fragola, mandorla, caffè e cioccolato. Ma in questo bar noi facciamo di tutto. Ma cosa c'è dentro? Di cosa è fatta la granita? Frutta, acqua e zucchero. Questa fragola con panna. La crema di Lecce appena battita e se la puoi avere insieme, beh? Questa è arancia. Ma tu sei un assassino. E questa è un'altra classica, caffè. No es ni helado ni granizado, es coconudo. ¿Cómo dice? Coconudo. Coconudo. ¿Y questi cómo li fai tú? Con la sorbettiera? No, frulliamo la frutta, mettiamo l'acqua e, sì, lo zucchero, facciamo un giusto bilanciamento, sì, e poi lo mettiamo nella macchina della granita. Questa è la classica brioche. Per mettere il gelato dentro? No, noi mangiamo la brioche dentro la granita. E questa è la classica. La brioche dentro la granita. Sicilia, un pedacito de la Italia que me vio nacer, crecer y que ahora estoy compartiendo contigo.
e spero che l'abbiate disfrutato da qual come ciò. Seguì saboreando Sicilia e nel prossimo programma recorremos y cocinamos en el Mercado del Capo en Palermo. Probamos un queso ragusano único y conocemos los vinos sicilianos. Para comunicarse con la producción de este programa, www.elgourmet.com.